Gli esosomi sono delle nanoparticelle lipidiche che sono rilasciate da qualsiasi tipo cellulare, che si ritrovano nei fluidi biologici in E particolare. E che, siccome portano e veicolano dei marcatori, possono portare perifericamente, quindi nel sangue circolante o in qualsiasi altro fluido biologico, delle informazioni rilevanti alla diagnostica. Exosomics è una società molto innovativa che affronta una tematica molto delicata ed importante, che è quella della diagnostica oncologica, da due punti di vista. Dal punto di vista dello screening tumorale, per cui abbiamo sviluppato delle tecniche per identificare con un semplice prelievo la presenza di un tumore, di un qualsiasi tumore. E dal punto di vista della diagnostica di mantenimento, della diagnostica di monitoraggio, per capire che tipo di terapia è più appropriata per un paziente e per capire quando questa terapia eventualmente deve essere sospesa o modificata. Gli esosomi sono delle vescicole molto piccole di dimensioni nanoparticellari che vengono rilasciate da tutte le cellule, ma in particolare dai tessuti tumorali, e possono essere catturate dal sangue o da qualsiasi altro liquido biologico e per poter analizzarne il contenuto alla ricerca di biomarcatori appunto per lo sviluppo dei saggi per lo screening o per la diagnostica di monitoraggio del paziente oncologico. Noi abbiamo la mission di sviluppare dei prodotti che vadano a aiutare il clinico nella gestione del paziente oncologico o nell'identificare quei pazienti che potrebbero avere una patologia neoplastica. Questa rimane la nostra mission, la nostra volontà di sviluppare qualcosa che sia a beneficio del paziente nel più breve tempo possibile. Siamo una startup innovativa costituita nel 2012, quindi nel nostro settore, nel settore biotech pharma, possiamo considerarci una realtà estremamente giovane. Siamo ancora una micro company che ha fatto fino adesso soprattutto ricerca e sviluppo e recentemente abbiamo chiuso un importante deal con Lonza, che è una società multinazionale del settore biotech and pharma, che è entrata nella compagine sociale con una partecipazione significativa. Questo ci dà oggi finalmente un outlook internazionale e un outlook completamente diverso da quello che potevamo avere come startup fino a pochi mesi fa. In una prospettiva di 5-10 anni, prevedo che la mission di Exosomics possa estendersi ad altre indicazioni, non solo nel campo dell'oncologia, ma nel campo della medicina rigenerativa, nel campo delle malattie infiammatorie croniche e nei campi della neurobiologia. Questa passione per la scienza, per l'innovazione, per ciò che è nuovo e che deve essere in qualche misura scoperto, capito, è sempre stato per me un'attrazione fatale.